Siamo oramai all'epilogo finale. Credo che è stato dichiarato anche con questo intervento da parte della Regione, che viene sbandierato come la panacea di tutti i mali, e invece secondo me sancisce il fallimento conclamato dell'impegno istituzionale della provincia di Salerno, guida il centrodestra. Oggi è sancito in atti ufficiali anche lo stesso sindacato, CISL e CGIL, che con manifesti pubblici, con iniziative, con un corteo che si terrà, mi pare, il 4 di febbraio, verranno a protestare contro lo stato di degrado della viabilità provinciale nel suo complesso. Quello del Cilento è sicuramente, diciamo, la punta dell'iceberg, ma vi è malessere dappertutto. Sono stati privilegiati in anni di gestione dell'ente provincia soltanto l'avvicendamento alle cariche. Abbiamo avuto, mi pare, 35 assessori che hanno fatto il turnover all'interno della giunta, abbiamo avuto centinaia di consulenze, abbiamo avuto risorse buttate per altre cose, per l'immagine. È stato cambiato il logo della provincia, cosa perfettamente inutile, con spreco di risorse pubbliche, dimenticando che i compiti della provincia erano legati alla manutenzione della viabilità, alle scuole. Stiamo assistendo a proteste in questo momento degli studenti della provincia di Salerno, che fanno lezioni in edifici fatiscenti, sicuramente non idonei, non adeguati ad un livello di decoro almeno minimo. Oggi siamo in un momento preelettorale e credo che questa sia la motivazione vera che ha spinto Caldoro, che pare che debba essere prossimo candidato alle europee, che avrebbe assunto questo atto di magnanimità. Invece questo è il fallimento della stessa politica della regione, che non si è mai preoccupato delle aree a vocazione turistica, tra l'altro, della nostra terra, della nostra regione, rispetto alle quali occorreva per tempo attrezzare delle misure e delle risposte idonee.